Nel XIV secolo l'Europa stava vivendo un'era di grande prosperità e crescita. La città si allargò, prosperò e la vita sembrò promettente. Tuttavia, questo senso di sicurezza fu brutalmente interrotto da un disastro che avrebbe cambiato per sempre la storia, la peste nera. Questo batterio, Sinea Pestes, trasportato dalle pulci dei topi, iniziò a diffondersi lungo le rotte commerciali tra Asia ed Europa. Nel 1357 un incubo colpì Cecilia. E poi si è diffuso in tutto il continente. Esistono due forme principali di peste. La peste bubbonica, che provoca gonfiori dolorosi, chiamati bulbi, e anche febbre alta, che portano a una morte rapida e dolorosa. La forma polmonite è ancora più devastante. Attacca i polmoni della persona e permette alla malattia di diffondersi da persona a persona attraverso la tosse. La velocità con cui la malattia si diffonde lascia i villaggi e le città in uno stato di terrore costante. I medici dell'epoca si affrontarono di fronte alla malattia con i loro iconici costumi con becco. Sapevano poco delle cause e delle cure della malattia, i loro sforzi per contenere l'epidemia aerea furono vani e la società dell'epoca fu precipitata in una crisi di paura e disperazione. Le famiglie furono distrutte e i villaggi abbandonati. L'economia dell'Europa medievale crollò con un drastico declino della popolazione che portò al saccheggio delle terre. Un forte calo della produzione agricola. Il declino della forza lavoro portò alla carenza di cibo e all'aumento dei salari, che influenzò il sistema feudale dell'epoca. La Chiesa si trova di fronte a una crisi senza precedenti e non è in grado di offrire soluzioni e risposte alla peste. La gente cominciò a mettere in dubbio la validità della Chiesa e dei suoi. La disperazione e la paura hanno portato a nuovi movimenti religiosi ed eresie che hanno gettato le basi per le riforme del secolo successivo. L'arte e la cultura sono andate in profondità. L'arte e la... Colpiti dalla peste nera, i temi della morte e della fragilità della vita sono diffusi nella letteratura, nella scultura e nella pittura, dove scrittori e artisti, come i documentari di Giovanni Boccati o La Peste, riflettono il dolore e la sofferenza di una società segnata dalle catastrofi. Nonostante i suoi effetti devastanti, la peste nera ha portato notevoli cambiamenti. La crisi ha costretto una rivalutazione delle pratiche sociali, economiche e sanitarie. La peste nera è una tragedia che ha messo in luce la fragilità della società medievale. Ha funzionato. I grandi cambiamenti che hanno plasmato il futuro dell'Europa. Anche nei momenti più bui, l'umanità ha dimostrato adattabilità e resilienza. Se ti piace questo video, ricordati di iscriverti al canale, lascia un like e condividilo con i tuoi amici. Grazie mille per aver guardato, arrivederci.